È passato un anno dalla morte di Melissa. L'unica cosa che so è che devo sbrigarmi a tornare in me, perché altrimenti avrò un piccolo problema. Però questa volta ha usato una locuzione medica convincente. Tirerai le cuoia, idiota! Ehi, John! È ora di scatenarsi! Pratt, dobbiamo proprio trovarti una fidanzata. No, è stato castrato. Non stavo parlando di lui, ma di te. Io lascerò la scuola. Non la lascerai. Invece sì. Invece no. Invece sì. Lasciaglielo fare. È chiaro che non vuole andarci. Ci dovreste pensare, ma con calma e a bassa voce. Sembri un po' nervosetta. Lascia che ti offra un drink, così ti rilassi e puoi pensare meglio. Grazie per l'offerta, ma ho smesso. È acqua. Raccontami di te. Meglio di no, potresti scoppiare a piangere. E perché? Stai morendo, forse? Ehi, non avrete già un figlio di cui non so niente? Molto divertente, Fatosh. Io ci so fare con i bambini. Ne sei sicura? Sicurissima. John, sai una cosa? Tutto questo è opera di architetti. Sono un architetto? Li hai fatti tu, questi? No. Di che ti vanti, allora? Ti stai comportando come un bambino piccolo. Invece tu saresti un adulto. Guarda quanti biberon che hai lì. Ha detto biberon? Un attacco premeditato. Funzionerà la macchina del tempo, vero? Devo tornare nel passato e dire alla mamma che le voglio bene. Non ti voglio nelle nostre vite. È già successo e ora la mia mamma non c'è più. Però io non voglio perdere anche lui. Non mi perderai mai. Ne sei sicuro?